Mi ho chiuso perché ragazzi c'è bruttissimo tempo, c'è freddo e soprattutto piove. Io ho chiuso praticamente stamattina, sono andata a lavare appunto i tappeti e ragazzi le sto facendo asciugare, così certo potrei metterla anche meglio. Ho lavato questi due del bagno e poi quello là grande, diciamo, che ho nella stanzetta di Crystal, quindi adesso devo salire sopra in lavanderia per portarlo giù. Purtroppo adesso sono senza tappeti, non ne ho di riserva perché fuori c'è la tempesta, quindi speriamo bene che non mi sporcono per terra. Quindi il bagno è ok, io preferisco chiudere. Mi sta arrivando la nuova finestra, me la montano lunedì, abbiamo aspettato il materiale. Vabbè, non fateci caso, qui guardate. Cioè, vabbè, comunque, purtroppo ragazze, che ti vi devo dire, sono le cose che usiamo. Non vedo l'ora poi di farmi una colonnina, anche se mi piace, devo esservi sincera, però non sopporto quelle due cosine là. Invece questa qui l'ho uscita fuori perché praticamente gliel'aveva regalata mia madre a mia figlia, ma adesso me la prendo io perché ci vorrei mettere i trucchi. Voglio fare il cambio con quella che ho io, che è più grande, mi viene male, e voglio usare questa qui. Proprio mi serviva nera e questa mi fa impazzire.
l'ha portata mia madre dalla Germania. Dentro addirittura è Impermeabile. impermeabile, però è un tessuto che possiamo benissimo lavare. C'è anche una cerniera piccola, semplice, però mi piace. Siccome i trucchi le tengo in esposizione, giustamente o li metto lì, almeno ho questa qui che mi piace tantissimo. Poi ho ripreso il robottino nero che vi avevo fatto vedere tanto tempo fa, perché ragazze devo fare di nuovo la mappatura, perché questo di qua non riesco a resettarla. Vi dico la verità, quando ero a casa vecchia avevo questa qui con la mappatura e mi faceva tutta la casa. Da quando sono venuta qui non so il perché non riesco a resettarla. Io adoro questa perché è per me la migliore. Perché praticamente ha il contenitore dell'acqua sporca e quella pulita e mi puliva la casa una meraviglia. Non riesco a fare la nuova mappatura e devo praticamente vedere se riesco a fare lei. Non fateci caso. Fino a quando non sistemo quella. Poi vi volevo dire anche che ho acceso questo profumino che ho messo qui in bagno. Questa è il bruciacandele e qui ho messo la Tarte, quella della Yankee Candle, che è una delle mie preferite. Praticamente ve l'ho fatto vedere tanto tempo fa e in questi giorni, se riesco, se mi ricordo, vorrei assolutamente prendere altre tarte perché mi sono finite. Comunque ho tutto il bagno profumato, ma in questi giorni vorrei prendere dei profumatori a spina per metterle qui e pensavo quello della felce azzurra che mi piace che si accende la luce e altri profumatori per il tessile. Basta, attendiamo che si asciugano i miei. Allora ragazze, qua ci sono le castagne che sono rimaste, le facciamo ogni sera, tra poco termineranno il meraviglioso cammino. E qui ragazze sto facendo il broccolo, così vedo di fare questa ricettina che ho visto fare da Ali. E non vedo l'ora, oggi mi va così. E poi devo capire cosa fare. Forse farò una frittatina, non ne ho idea. Basta. Ho acceso la mia candela. Mi dispiace che tra un po' toglierò tutte le cose autunnali. Mi piace tantissimo. Aggiornamento, tanto so che vi piace quando faccio i video così. Le mie meravigliose piante, che le adoro, e devo acquistare un'altra. Presto li metterò in cucina. Sono fatte lunghissime. C'è questa, ragazze, che è tutta tutta attorcigliata. Non so se lo vedete perché è davvero lunga, ma oltre a questo si sta allungando un altro filo anche di quella. A me piace tantissimo proprio questo reparto, ragazze, non potete capire quanto mi piace. E praticamente ho l'idea, siccome qua poi ci sarà, ragazze, l'albero. Penso di togliere le piante, queste di qui. Quella che c'è dietro, questa qua, che mi fa sempre foglie nuove, come vedete, sempre, ragazze. Io vi tengo sempre aggiornate. Questa qui la metterò fuori nel mio pianerottolo, perché voglio decorare pure lì, nel senso lo voglio bello con qualche pianta. Comunque queste due le voglio Una di mettere. qua e l'altra la metto qui. Dato che l'albero lo metterò qui perché è il suo angolo, toglierò la mensolina, questa qui, come già vi avevo detto, e qui ci metterò poi un quadro. Allora ragazze, fatto tutto, anche se non ho ripreso tutto, però più o meno. E adesso mi sono andata a fare shampoo e doccia, ho fatto infatti la piastra. Così sono, diciamo, pronta. Adesso volevo preparare una torta insieme a Nathan. Proprio gliela voglio far fare a lui. So che sarà un casino, so che ci metterò tanto, però mi piace farlo. È una torta particolare perché è una ciambella all'acqua, però cioè ciambella bicolore all'acqua. È semplicissima da fare. E niente, basta. Andiamo a fare, ci becchiamo dopo. Eccoci qua ragazzi, allora intanto mettiamo 4 uova, poi mettiamo 200 grammi di zucchero che io ho diviso in due bicchieri perché mi sta aiutando Nathan. Poi grattugiamo la buccia di un limone.
Adesso mettiamo 120 ml di acqua e 120 ml di olio di semi di girasole. Adesso 350 di farina, se la setacciate è molto meglio. Dopodiché mettiamo una bustina di lievito. Dopo che abbiamo imburrato e infarinato la teglia, andiamo a mettere metà del nostro composto, perché l'altra metà andremo ad aggiungere il cacao. Quindi 20 grammi di cacao amaro e andiamo a mescolare. Prendiamo questo dolce dalla ciambella e poi dobbiamo, la farina l'abbiamo diciamo messa, il cioccolato l'abbiamo messo, la farina l'abbiamo. Come vedete qui è nero il tempo, ma la nostra ciambella è prontissima, ragazze, è venuta buonissima. Ora vi faccio vedere quando ne taglio proprio un pezzettino. Forse col fatto dell'aggiunta dell'acqua, veramente l'impasto è buonissimo, ma soprattutto, ragazze, non risulta secco. Cioè, quindi, se gli volete mettere qualcosa di sopra, ma anche senza niente, è già buona così. E guardate. Adesso, ragazzi miei, perché vi ho condiviso questo dolce, andiamo a finire la nostra cena, le verdure che vi ho fatto vedere prima. Più che altro sto facendo un broccoletto, diciamo che è simile alla ricettina che ha fatto una mia amica, che anche qui lei su YouTube, si chiama Ali e Family. Praticamente ho visto su Instagram che lei ha pubblicato questo piatto, questa meraviglia, perché voi dovete sapere che io amo le verdure e quindi diciamo un po' rivisitato il mio, perché non ho aggiunto la besciamella, lei l'ha messo, io andrò soltanto farla così e poi aggiungere del formaggio. Allora, dopo che l'ho sbollentato per meno di 5 minuti, quindi sono rimasti abbastanza duri, poi li ho passati in padella con un filo d'olio e l'aglio, ho aggiunto anche il pepe, dopodiché le passo in teglia, questa qui di vetro, e poi vado a mettere dell'erdarmer, questo qui, e lo vado proprio a grattugiare. Come vi ho detto prima, il erdarmer, qualsiasi altro formaggio, e vado a mettere anche un po' di grana padano. Per il grana padano metto un po' d'olio e poi metterò un po' di pepe. Ragazzi, ho preparato le frittelline che mi aveva chiesto Nathan, il broccolo. Io non ho aggiunto la besciamella, invece Ali aveva aggiunto la besciamella. A me piace così, va bene così, anche perché mio marito non piace e quindi va bene così. Adesso ho ripulito tutto. Grazie mia, finisce qua il video. Mi dispiace che non sono stata tanto presente, ma in realtà non stavo riuscendo neanche a editare questo video. Troppi impegni, per adesso ci sono troppi impegni, ma come sapete poi cercherò di recuperare. E niente, ragazzi, io vi mando un forte abbraccio, un saluto a tutte.